Inaugurata a Palazzo Reale la Galleria del Tempo, un percorso multimediale nella storia di Napoli allestito nel nuovo spazio espositivo delle scuderie borboniche recentemente restaurate. L'esposizione permanente, 1800 metri quadrati, conduce il visitatore in un viaggio attraverso i secoli, a partire dall'età greco-romana fino all'inserimento del centro storico di Napoli nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Abbiamo finalmente non solo uno spazio che allarga il percorso espositivo di Palazzo Reale, ma abbiamo finalmente un museo della città di Napoli. È un museo che ogni città dovrebbe avere e che racconta questa straordinaria vicenda millenaria di Napoli, partendo dall'antichità e raggiungendo i nostri giorni. Quindi questo è veramente uno spazio di introduzione alla visita che permetterà ai visitatori finalmente di confrontarsi con una storia complessa, con una storia ricchissima, con una storia che spesso è ignorata. Importanti reperti archeologici rinvenuti negli scavi dei cantieri della metropolitana dialogano con installazioni multimediali e videoproiezioni illustrano l'evoluzione urbanistica della città. La corte angioina e quella aragonese prendono vita attraverso la voce di personaggi storici rappresentati con ologrammi a grandezza naturale. L'apparato didattico di testi e video ripercorre l'età vicereale e quella borbonica. Il Novecento è rappresentato da una selezione di estratti da capolavori cinematografici e il percorso espositivo si conclude con la rievocazione dei suoni e dei colori di un vicolo del centro storico napoletano. Noi dobbiamo conoscere bene la storia della nostra città, perché il nostro futuro si costruisce dalla consapevolezza della nostra tradizione, la nostra grandissima tradizione storica, una città così importante. Sono molto grato al Ministero dei Beni Culturali, al Palazzo Reale, di aver finalmente aperto questo museo, che è un contributo importante a questa rinascita anche culturale della nostra città. La Galleria del Tempo sarà aperta tutti i giorni, escluso il mercoledì, dalle 9 alle 16.